Tanto c'è il fallo laterale per il Lecce, Sesa lo affronta su Sao che gli tocca il pallone, poi Bonomi, Lima cerca Lucarelli, Aldair, e c'è stato il fallo di Aldair. Lì si vede come Lucarelli stia bene proprio, perché ha controllato un pallone non facile con Aldair vicino, ha controllato poi con bravura. Si tengono tutte e due, però quello più vistoso e quello più visibile è quello di Aldair. Calcio di punizione, vedete i tifosi del Lecce, più di un migliaio qui allo Stadio Olimpico, hanno continuamente spronato e incoraggiato la loro squadra, e c'è una punizione pericolosa. Sì, perché Sesa è un ottimo tiratore da questa parte. Balleri, Bonomi e Sesa, tutti e tre sul pallone. Nutrita la barriera della Roma, parte Sesa, tiro e la palla in rete, gran gol di Sesa, 1-1 al quinto del secondo tempo. Secondo me la Roma ha fatto una barriera troppo numerosa, tant'è che Sesa ha centrato lo specchio della porta, l'angolo alla destra, alla sinistra di Antonioli, che è quello che Antonioli doveva curare. Non si è neppure mosso Antonioli, di conseguenza vuol dire che non ha visto il pallone, non ha visto il pallone partire, quindi ci voleva secondo me un po' di gente in meno in barriera. Infatti si sposta dalla parte opposta, vuol dire che non ha visto partire la palla, l'ha messa molto bene all'incrocio dei pali, però troppi uomini in barriera. E allora 1-1, si riapre la partita, Lecce che subito in apertura di secondo tempo ha trovato il gol e adesso può rifare la partita del primo tempo, e dunque per la Roma rinascono tutti i problemi.